Trasfumato per Studio Ruggeri Fagiano, che se la vedrà contro di Arena e grandi lavori in questa sfida valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A Wisp. Gialloblu, formazione che se ne ha pochissimo e subisce altrettanto, solo 26 gol fatti e 16 subiti, che scende in campo con un 4-3-1-2. Rossoblu che risponde invece con un classico 4-4-2 e si affidano lì davanti alla coppia Guarella-Zelletta. Match che si sblocca immediatamente da questo primo calcio d'angolo, uscita con i pugni di Dandrea, sbuca di lì a controllo e destro telecomandato che finisce in rete. 1-0 che non cambia piano al Fagiano, che però si affaccia un'altra volta soltanto in questo primo tempo, lo fa con l'imbucata centrale di Mattesi, vanno tutti a vuoto e l'azione sfuma. Passiamo quindi al secondo tempo, stesso atteggiamento dei gialloblu, buona opportunità per Maranggio sugli sviluppi di questa azione al limite, tiro debole telefonato per Dandrea. È il momento di D'Agostino che riceve palla sulla tre quarti, salta con facilità Falzi, il suo mancino finisce la sua corsa sulla traversa. Ed ancora il numero 9 sempre alla sfida con Falzi che lo marca praticamente a uomo, tiro deviato, si salvano i rossoblu che però devono soccombere al 16° della ripresa, qui l'errore lo commette Dorio, Falzi in ritardo ed allora è tutto troppo facile per D'Agostino che sigla il 2-0 per i suoi. Partita che però magicamente si rianima, accade tutto sull'asse Frenta-Zelletta che scatta in linea, difesa sorpresa e gara riaperta, 2-1 adesso. Di Arena che rischia l'incredibile 2-2 poco dopo, scivola il difensore Frenta da un'ottima posizione, forza a causa del vento, la spara altissima. E sul capovolgimento di fronte si scrive la parola fine sul match, lenti, anticipa Dandrea, il numero 0 continua ad inseguirlo ma l'attaccante è freddissimo sotto porta e sigla il terzo gol di giornata. Ultimi scampoli di gioco che regalano ancora emozioni, prima chance per Patrono che approfitta del liscio di Frenta, si vola tu per tu con Dandrea, bravo questa volta l'estremo difensore nell'uscita. Poi rossoblu che non demordono e chiamano gli straordinari Cardea. Ed infine sull'ultimo corner Frenta scheggia la traversa così. Studio Ruggeri Fagiano batte di Rene grandi lavori 3-1.